No, io dico solo una cosa, non si può sollevare la questione in modo così strumentale, ma veramente strumentale. Ma non è strumentale, perché se il problema fosse stato veramente, stiamo parlando di carne viva qui, non c'è nessuna strumentalità, ragazzi. No, posso dire la mia opinione che è strumentale o no, o mi dovete dire cosa devo dire? Dai. È strumentale. Bene, io ritengo di no, io ritengo che in questo momento non sia assolutamente strumentale, sia un caso di cronaca. Non pretendo di non essere censurato, grazie. Dai, no, no, dai. Non mi sembra di offendere nessuno dicendo che il caso è strumentale. No, nessuno. E visto che c'è stato un monologo con 10 interventi, tutto in una direzione, se uno la pensa in modo diverso, penso che abbia diritto di parola. Ma certo, no, chi glielo toglie? Dicevo, è assolutamente fatto, strumentale. Vai, dai. Perché se il problema fosse stato esclusivamente di carattere economico, si poteva semplicemente dire abbassiamo il limite, punto, risolto il problema. No, non è questo. Un attimo, un secondo. Visto che invece non è questo, sì. Ma si vuole introdurre la cittadinanza facile a minorenne, che dopo permette questo, la permanenza sul territorio ai genitori, ma lasciamo perdere tutto il discorso, allora si porta il caso come della signorina che ha studiato, brava, preparata, che parla bene l'italiano, come dire, oddio, io sono un'esclusa. In realtà, se il problema era solo il reddito, si risolveva quello. Perché già oggi, se uno è presente per 10 anni sul territorio nazionale, compie 18 anni, può fare domanda. Lo sa, se il problema era solo il reddito, lo si risolveva. Quindi capite che è esclusivamente una questione di carattere lo strumentale. Sa, però, e io mi batterò contro. E la cittadinanza facile, sono il contrario. Perché la cittadinanza non è un metodo per integrare, è la certificazione dell'integrazione avvenuta. E lo se io so, però, un Federica, bambino, nato magari in Italia, che magari ha fatto le scuole, ma viene, cresce, in una famiglia che è molto lontana, magari senza ovviamente senza in modo peggiore o migliore, ma molto lontana dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni, dalle nostre leggi, se permettete 10 anni mi sembra un termine minimo.